Eccoci nella seconda parte sulle domande sulle fiamme gemelle. Allora, le fiamme non arrivano all'energia delle fiamme se non saltano. Esatto, essere fiamma vuol dire entrare nell'energia della fiamma e per farlo bisogna fare un salto nel vuoto, bisogna proprio buttarsi perché è quell'atto di coraggio che in realtà fa cambiare lo stato vibrazionale. E se non fosse la strada giusta? Lì è proprio questo che viene chiesto, un atto di fede, partendo dalla base che si sta seguendo l'anima, quindi non può che essere la strada giusta, però viene proprio chiesto un atto di fede perché è quell'atto di fede che appunto ci fa cambiare vibrazione. E se la fiamma non piace? Allora, la fiamma può non piacerci perché non ci piacciamo noi fondamentalmente, ma siamo noi, quindi comunque sia, cioè se noi amiamo noi stessi, ameremo la fiamma. Però ovviamente il rapporto di fiamma non è semplice, ci sono dei momenti in cui, cioè proprio, perché comunque la fiamma è uno specchio perenne, quindi continuamente è come essere davanti a noi stessi e con le altre persone a volte possiamo fuggire da noi stessi e con la fiamma no.